Benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al programma Netron. Vediamo un attimo che cos'è questo Netron. Netron è un programma di compositing, come si dice in inglese, vale a dire è un programma che consente di intervenire su immagini e filmati, fondendoli insieme fra di loro, gestendoli in tutti i modi possibili, colori, dimensioni, posizionamento, eccetera, eccetera. Un programma di compositing molto molto noto nel settore del video editing e della grafica in generale è il programma Blender. Questo programma è molto diffuso, è molto noto, ci sono moltissimi tutorial testuali e video tutorial anche in italiano, pertanto ho preferito non interessarmi di questo programma, ma ho preferito dedicarmi al programma Netron perché per il programma Netron, per quanto ho potuto constatare facendo delle ricerche su Google, ci sono diversi tutorial testuali su Netron, ma di video tutorial specifici in italiano non ce ne sono. Se infatti provate a fare una ricerca su Google digitando video tutorial Netron in italiano, non trovate praticamente niente. Spero di essere smentito prossimamente perché è un programma che merita moltissima attenzione, è un programma estremamente potente, come vedremo nel corso di questi video tutorial che mi riprometto di pubblicare frequentemente su questo canale, e quindi spero che molti mi imitino e facciano dei tutorial magari sicuramente migliori dei miei. Alcuni di voi forse mi conoscono perché gestisco già due canali YouTube dedicati al programma di video editing Lightworks. Anche questi canali li ho aperti perché mi ero accorto che di tutorial per Lightworks ce n'erano, ma erano solo testuali, molto brevi, molto limitati, e video tutorial invece ce n'erano parecchi, di grande pregio, però sempre in lingua straniera, prevalentemente inglese. Quindi ho iniziato nel febbraio 2016 con questo canale in cui usavo la versione free di Lightworks completamente gratuita, e poi ho aperto un altro canale sempre a giugno 2016. Tuttora tutti e due i canali sono attivi, in cui utilizzo la versione pro. Questa è la schermata del mio canale della versione Pro, e ho sempre avuto questo pallino di dedicarmi a programmi poco noti, poco diffusi, soprattutto per quanto riguarda la documentazione in italiano, ma estremamente potenti e soprattutto gratuiti, perché per Lightworks c'è una versione a pagamento, ma c'è una versione totalmente gratuita, con minimi limiti, che può essere utilizzata da chiunque, soprattutto da chi inizia. Diamo ora uno sguardo a come verranno strutturati i video tutorial. Verranno strutturati nello stesso modo che ho utilizzato per Lightworks. Ci sarà una brevissima descrizione all'inizio di ciascun video tutorial, di una durata di una decina di secondi, non di più, in cui faccio solo un accenno all'argomento che verrà trattato. In questo caso particolare, nel video che state vedendo in questo momento, si tratta della installazione del primissimo esempio, giusto per capire che cosa è questo programma Netron. Poi seguirà subito dopo questi 10 secondi un'altra decina, quindicina di secondi, semplicemente per avvisare chi mi segue per la prima volta che in fondo al filmato, per una durata di circa un minuto, ci saranno delle informazioni più dettagliate su come seguire l'intero corso. Ovviamente poi la maggior parte del tempo di questo video tutorial, che può andare dai 15, 20, 25 minuti, sarà dedicato alla descrizione accurata di ciò che è stato accennato all'inizio.
Per quanto riguarda le nuove impostazioni di YouTube che saranno valide a partire da maggio 2017, ci sono delle novità. All'inizio, in effetti, nei video tutorial di Lightworks mettevo delle note sovrapposte al canale. Non sarà più possibile da maggio 2017, sarà possibile soltanto mettere degli avvisi nella parte finale del filmato YouTube. Pertanto, che cosa troverete nella parte finale di ciascun video? Troverete questa schermata che fa da base per eventuali avvisi su integrazioni o aggiornamenti, perché molto spesso mi è capitato di rivedere dei vecchi filmati, mi erano venute delle idee per aggiungere delle informazioni o nuove tecniche, e quindi creavo un nuovo video tutorial e avvisavo l'utente che eventualmente vedesse quello vecchio, avvisavo l'utente che c'era una nuova versione. Pertanto questo è lo schema che verrà visualizzato. Nel caso in cui non fossero disponibili aggiornamenti, ci sarà un avviso sovrapposto che metterò in seguito, e pertanto se trovate questo avviso sempre alla fine del filmato, quindi non darà fastidio, perché andrete alla fine del filmato solo se siete interessati a vedere, a scoprire se ci sono aggiornamenti o revisioni. Se trovate un avviso di questo tipo, vuol dire che non ci sono aggiornamenti. Se invece, per esempio, troverete una schermata di questo tipo, qui sovrapposto troverete il link, per cui cliccando su questo link ci sarà un aggiornamento. In pratica voi state vedendo il vecchio video tutorial numero 15, dopo qualche mese magari mi viene in mente di fare un'integrazione, un aggiornamento, o anche errata corrige, per carità, tutti possiamo sbagliare, e quindi troverete un avviso di questo tipo. Cliccando su questo riquadro verrete indirizzati al nuovo video tutorial. E vediamo finalmente ad approfondire questo programma Netron. Come si può notare, si può scaricare dal sito Netron FR, è un programma totalmente gratuito, a differenza di altri programmi che si basano sullo stesso motore, possiamo dire così. È totalmente gratuito e straordinariamente potente, straordinariamente versatile, bisogna prendere un po' l'abitudine. E purtroppo non c'è la traduzione in italiano nemmeno delle voci del menu. Cliccando sulla scheda download ci sarà il pulsante dal quale potrete scaricare il programma. L'installazione, almeno nel mio caso, si verifica senza assolutamente alcun problema, bisogna solo fare un doppio clic sul file exe. Per quanto riguarda i miei video tutorial, io li pubblicherò tenendo conto che li utilizzo su un computer Asus con Intel i7, 16 giga di RAM. È un computer relativamente potente, probabilmente è possibile installarlo anche su computer meno potenti. A questo punto però dovete fare voi una verifica per vedere se se il vostro computer è abbastanza potente per poterlo utilizzare. Per fare il primo esempio di Netron utilizzerò un filmato piuttosto banale, e vi suggerisco ovviamente di seguire il mio esempio, cioè fate i vostri esempi con filmati semplicissimi. Questo addirittura l'ho fatto con il mio smartphone, ha una durata di appena 16 secondi, ha una risoluzione di 1280x720 alla velocità di 30 fotogrammi al secondo. È giusto un esempio per incominciare a prendere confidenza con la struttura di Netron.
Appena aprite Netron compaiono in effetti due finestre. La prima finestra è semplicemente una finestra di inizializzazione, dopo la potete cancellare, infatti c'è scritto molto chiaramente che questo non è un errore perché è la inizializzazione. Questa finestra vi capiterà purtroppo qualche volta se per qualche motivo il programma dovesse non rispondere. La volta successiva che lo aprite, in questa finestra ci sarà un elenco degli eventuali errori incontrati. Ovviamente contemporaneamente a questa finestra si apre anche quella del programma. L'interfaccia del programma è abbastanza complessa, abbastanza grande. Ovviamente io per facilitare ciò che farò durante i video tutorial utilizzerò una parte ridotta della finestra, in modo tale che tutte le scritte, i messaggi, le impostazioni, i parametri siano perfettamente visibili. Appena aperto il programma vi faccio vedere comunque, vi faccio esplorare tutto il programma. Vedete, è piuttosto grande la finestra. È piuttosto grande, adesso è semivuota, poi dopo un po' per volta si riempie dei vari oggetti e delle varie finestre. Tornando a noi, appena aprite il programma c'è semplicemente questa struttura suddivisa in tre parti. Questo qua è la zona relativa al visualizzatore, al viewer, cioè qua si metteranno tutti i nodi. I nodi possiamo definirli molto approssimativamente, sono gli oggetti che Netron riesce a gestire. Questo spazio può essere dimensionato a piacere, quando si riempie o si ingrandisce lo spazio dedicato a ciò che verrà visualizzato si trova qui sulla destra, e anche qui in alto, e qui sulla destra invece si troveranno le varie finestre. All'inizio non c'è ovviamente assolutissimamente nulla perché non abbiamo caricato nulla, voglio solo farvi notare le impostazioni di default, e 1920x1080 in full HD con una velocità di 24 fotogrammi al secondo. Io inserirò quel filmato che vi ho fatto vedere prima, che sarà 30 fotogrammi al secondo, e sarà utile lasciare inalterato questo parametro anche per vedere che cosa succede se inseriamo qualcosa di diverso. Per caricare l'oggetto, nel mio caso particolare il filmato, in Netron, bisogna andare nella zona dove ci sono i nodi, tasto destro, cliccare su Image, spostarsi sulla destra e fare Read. In questo modo si apre la finestra con la possibilità di esplorare i file che si desiderano. Nell'esempio che io sto trattando in questo momento, il file si trova all'interno della cartella che si chiama Premessa Netron. Vi consiglio molto molto caldamente di mettere tutti i file che volete gestire con Netron all'interno di un'unica cartella per una questione di ordine. Quindi clicco sul file Gaia Lenti MP4 e faccio Open. Che cosa succede? Non succede assolutamente nulla, cioè sembra che abbiamo caricato sto file, ma che fine ha fatto? Bene, ed ecco qua il concetto generale su cui si fonda appunto Netron. Tutto ciò che si può visualizzare all'interno della parte superiore, della sezione superiore, è ciò che un ipotetico osservatore guarda dal basso verso l'alto. Pertanto basterà cliccare su questo numerino 1, trascinarlo, ed ecco che miracolosamente vediamo il filmato. Lo possiamo fare andare tranquillamente, non c'è l'audio,
Ed ecco qui il nostro filmato. Ma allora che serve sto Natron? Questo lo possiamo fare con qualunque video editor? Ovviamente la risposta è sì, però non dimentichiamo che questi sono i primi passi. Pertanto una cosa da dire è che Natron, come tanti altri programmi di gestione del video, molto spesso, soprattutto nelle attività più semplici, è praticamente indistinguibile dall'applicazione degli effetti in altri programmi, come appunto vedremo in questo primo esempio di video tutorial. Diamo ancora uno sguardo all'interfaccia. Queste finestre sono spostabili, nel senso che se si clicca su questo pulsante si sposta da un'altra parte, quindi possono essere fluttuanti governabili per quanto riguarda le dimensioni. Anche questo, per esempio, per ripristinarle al posto di prima sarà sufficiente premere un'altra volta questo pulsante e verranno agganciate alla parte di destra della finestra. Ma vediamo allora di inserire un effetto per vedere di utilizzare almeno i primi effetti di Natron. Supponiamo per esempio di voler fare un ritaglio, di ritagliare una zona di questo filmato, quindi ancora tasto destro, Transform e crop, che vuol dire appunto ritaglio. Questo crop ovviamente è messo qui, come potete notare è del tutto slegato dagli altri elementi presenti in questa zona. Per agganciarlo è sufficiente questi collegamenti, oppure semplicemente, se abbiamo deciso di metterlo tra questo e questo, si trascina con un mouse, si preme il tasto control, vedete che compaiono delle frecce verdi, si rilascia e automaticamente l'effetto crop è applicato. Ma dov'è questo effetto crop? Beh, ingrandiamo un attimo un po' e vediamo di che cosa si tratta. Come vedete, qua ci sono i quattro agganci, possiamo posizionarlo dove ci pare, e se ci fate caso, un attimo, ho sistemato un po' le varie sezioni per farvi vedere meglio quello che succede. Come vedete, qua li ho messi in orizzontale, ma non conta nulla, perché comunque si può vedere dal viewer a salire su. Pertanto il viewer vede il filtro del ritaglio e alla fine vede il filmato. Come stavo dicendo, se noi qui spostiamo con il mouse la zona del ritaglio, se ci fate caso, questi parametri cambiano. Guardate questi due, per esempio, adesso che lo sposto, appena rilascio il puntatore del mouse, vedete, ci sono le nuove coordinate, e anche qui, per quanto riguarda la dimensione del ritaglio, come vedete qua vengono cambiati i parametri in tempo reale. Benissimo, a questo punto quindi il nostro filmato è ritagliato secondo queste impostazioni. Facciamo scorrere il filmato e ovviamente non succede niente, perché il filmato è estremamente stupido e banale. Comunque è chiaro il concetto che volevo esprimere. Scusate per la pausa. Dunque, adesso vogliamo per esempio esportare questo filmato. Come facciamo per esportare un filmato che abbiamo manipolato in modo opportuno? Benissimo, il solito discorso, tasto destro e dunque dove image write, quindi vuol dire che vogliamo scrivere questo filmato. Dobbiamo dare un nome, dobbiamo anzitutto dire in che formato lo vogliamo. Ovviamente è un filmato, lo voglio in MP4. Andiamo qui a vedere dove è MP4, eccolo qua. Come vedete ci sono decine e decine di formati diversi, sia come immagini statiche sia come filmati. Come
come default mi dà untitled, e ovviamente io scrivo prova video tutorial 0, ok? Dico save e ovviamente è stato inserito questo oggetto, diciamo così, questo nodo, che tuttavia è ancora completamente slegato da tutto il resto. Per fare in modo di generare un filmato dobbiamo dire appunto a Neutron che vogliamo che questa catena di effetti, in questo caso abbiamo soltanto un filmato e un banalissimo ritaglio, vogliamo che questa catena di effetti venga scritta secondo i parametri che abbiamo detto, e cioè video tutorial 0 mp4. Basterà semplicemente prendere questa freccia, questo link, chiamatelo come volete, e collegarlo alla catena degli eventi. In questo modo verrà dirottato, il filmato verrà dirottato in questa sequenza. C'è da dire una cosa: come si può notare, qui automaticamente il numero di fotogrammi al secondo è passato a 30. Ricordate, all'inizio per default era 24, però Neutron si è accorto che l'ideale è 30 fotogrammi al secondo e mette 30. Attenzione però, perché mentre il container, cioè la struttura del filmato in MP4, il codec per default, Neutron ha messo questo codec. In effetti, quando io faccio il render potrebbero esserci degli errori, quindi facciamo render e vediamo che succede. Facciamo render e possiamo andare qui su Curve Editor, come vedete c'è, sta lavorando, quindi sta scrivendo questo filmato dal titolo Prova Video Tutorial 0, nonostante siano 16 secondi, vabbè, ci mette il tempo che ci mette, dipende anche dal computer e da tanti fattori, e tra un po' arriva alla fine. Dice 0, c'è questo errore per quanto riguarda la fine del file. A volte questi errori sono un di più, a volte invece no. Andiamo a vedere che cosa è successo. Ecco qui la cartella in cui ho inserito il filmato che abbiamo generato. Questo è l'originale, come ricordate, e questo è quello che è stato generato. Ma se io cerco di visionare, non succede assolutissimamente nulla. Perché? Perché è stato commesso un errore all'inizio. Infatti l'errore che è stato commesso è quello di lasciare inalterato il codec che era stato suggerito da Neutron. Codec ce ne sono tantissimi, non so se riuscite a vederli, un attimo che sposto così si vede meglio. Ecco qua, quello che bisogna utilizzare, almeno nel mio caso particolare, è questo qui, MPEG Part 2, MPEG 4. Dipende ovviamente dai codec che sono inseriti sul vostro computer, perché Neutron svolge correttamente il suo lavoro, ma ovviamente codifica secondo quel codec. Pertanto adesso cambiamo nome, giusto per non fare confusione, anziché Prova Video Tutorial 0 facciamo Prova Video Tutorial 0A, tanto per renderlo diverso. Clicchiamo su render e verifichiamo l'andamento. Ecco l'andamento, vedete, sta andando, e alla fine, ecco, stavolta non compaiono errori. Andiamo a vedere che cosa è successo. Ecco qua i nostri file, la cartella. Questo è quello vecchio che non funzionava, questo è quello nuovo. Come vedete è stato realizzato, fermo un attimo, tanto è inutile andare avanti, è stato realizzato il filmato. Il formato di questo filmato, andiamo a vedere subito quali sono le proprietà, come vedete è 1280x720 a 29 fotogrammi al secondo. Vabbè, lì era messo 30, 29, poi dopo ci sono questi aggiustamenti. Come si può notare, il filmato originale era 1280x720 e invece, un attimo,
All'inizio, ricordate che era 1920 per 1080, si è accorto che 1280 per 720, pertanto il filmato alla fine, eccolo qui, alla fine è 1280 per 720. Domanda, ma che diavolo ha fatto Netron? Non ha fatto nient'altro che un ritaglio, ma io questo lo potevo fare benissimo con il mio programma di video editing. Andiamo a vedere. Beh, in effetti è proprio così, perché guardate, ho caricato lo stesso identico filmato, questo è ovviamente Lightworks, il programma di video editing per cui ho fatto due canali di YouTube per chi inizia, eccetera, eccetera, e basta caricare l'effetto DVE per gestire il ritaglio. Qui, come vedete, io posso gestire il ritaglio esattamente come potevo gestirlo in Netron. E allora a che serve usare Netron se io posso usare il mio programma di video editing? Domanda lecita, ma poco furba. Ovviamente questo è un primo e banalissimo esempio. Ho utilizzato un effetto, un filtro, un nodo, chiamatelo come volete, di ritaglio. In questo primo video tutorial dovevo fare qualcosa di estremamente semplice, giusto per incominciare a capire che cosa si può fare con Netron. Attenzione però, Questa apparente similitudine con ciò che si può ottenere anche con altri programmi che usiamo abitualmente è solo un caso particolare. Come vedremo nei prossimi video tutorial, potremmo inserire tanti altri nodi la cui gestione apparentemente è simile a quella dei programmi di video editing, ma in effetti con Netron si può fare molto 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 di più, soprattutto perché la quantità e la qualità dei parametri che si possono gestire è in numero nettamente maggiore. Con questo primo numero 0 possiamo fermarci qua. Potete vedere subito i successivi video tutorial, perché al momento in cui ho pubblicato ed è disponibile questo video tutorial numero 0, sono disponibili anche gli altri. Alla prossima!